Eccoci qua con gli ospiti che sono arrivati, mi incutevano timore perché appena li ho visti ho detto oh mamma mia che paura. Poi invece sono simpaticissimi, presentiamoli. LGD, giusto? Giustissimo. Che non c'entra niente con LSD, con un'altra assolutamente cosa. Assolutamente no. E invece il giovanissimo Robosis. Robosis, grazie per avermelo ricordato. Come mai Robosis? Viene da una storpiatura del nome Roberto. Ok, Robosis, sembra qualcosa di elettronico. Benvenuti intanto. Grazie. Grazie. Ovviamente un gruppo metal. Certo, sì. Non si direbbe, non si direbbe, no. Non si direbbe. Pensavo cantassero le sigle dei cartoni animati e invece hai visto. Senti, parliamo di cose serie. Allora, innanzitutto voi siete due persone comuni ma avete un nome molto angosciante, perché proprio Anguish Force significa forza dell'angoscia. Perché questo? Ma perché diciamo che fondamentalmente noi siamo un gruppo anni 80 da tutti i punti di vista come stile musicale, e negli anni 80 i gruppi metal avevano sempre questi nomi che richiamavano a cose un po' magari anche cruente, fa parte un po' del personaggio che nel heavy metal fa parte diciamo del gioco questo, non certo. È che le persone che lo rappresentino siano per forza delle persone malvagie. Apprezzo la tua sincerità, davvero, eh? Sempre a proposito di nomi, però ne avete scelto uno per il chitarrista, più che nome soprannome Hendrix, che è un po' pesante, no? Non credete? No, quella... Deriva dal cognome Endrizzi, giusto? Esatto. Sì, però sfascia le chitarre, le brucia alla fine dei concerti, no? No, fa qualcosa, no, che ricorda. No, quello no. Però più che altro perché nonostante la sua giovane età è veramente un talento. E allora... Sei tu, sta parlando di te, non sei chitarrista, sei il bassista. Il chitarrista dov'è? Non ho capito. Il chitarrista non c'è perché è a studiare anche lui. È andato a comprarsi una chitarra nuova perché quella prima l'ha bruciata come Hendrix, no? Probabilmente. Tu comunque sei giovanissimo anche tu, hai 22 anni. Sì. E invece il chitarrista che non c'è? L'altro anche lui è abbastanza giovane, 18. Sui 18 anni, sì, anche lui è abbastanza giovane. Sei tu il nonno della situazione, insomma. Mi spiace sì. Dirlo così, ho l'onere del nonno. Sei tu che hai scelto il nome, tra l'altro, che all'inizio vi chiamavate soltanto Anguish. Esattamente, giusto? Sì. Allora io... Giusto per essere positivi. Precisare, no. Per precisare, allora... Avevo già scritto delle canzoni prima, poi intorno al 95 ho deciso di dare un nome al gruppo, l'ho chiamato appunto Anguish, poi per problemi di omonimia con altri gruppi che avevano già appunto lo stesso nome, l'abbiamo trasformato in Anguish Force in periodi molto più recenti, diciamo, più o meno in contemporanea con l'uscita del primo disco ufficiale. Sentite, a volte io so che ci sono delle difficoltà a stare uniti e suonare insieme, spesso si litiga, spesso succedono anche cose più pesanti, come ti è capitato a te Luigi, che ti sei fatto male al polso. Certo. Giusto, e quindi hai rischiato di essere stroncato da questa carriera. E come l'hai vissuta questa cosa? All'inizio l'ho vissuta veramente molto male, perché avremmo avuto anche delle date abbastanza importanti, e mi sono ritrovato da un giorno all'altro in cui, facendo sport appunto, dal nulla ho avuto un problema che mi poteva condizionare tutta la vita. In un certo senso forse me la condizionerà anche, perché la mano tuttora mi fa molto male, però facendo molta fisioterapia, molti esercizi, sono tornato a suonare diciamo più o meno come prima, e questa cosa qui è per me, che la musica è tutto, è stato un sollievo. Anzi, apprezzo molto di più certe cose che prima magari mi sembravano scontate. Bellissima questa cosa. Io chiuderei così per vedere il videoclip. Direi proprio di sì. Ivo Lard, gli Anguish Force sono qua con noi. Abbiamo visto anche il gruppo al completo nel video. Ragazzi, per il genere che fate, l'Italia ha una buona cultura musicale secondo voi? All'estero diciamo sarebbe che... più la cultura forse c'è, però non viene troppo, cioè non lasciano spazio, molto spazio a questo genere di musica. Ma voi puntate anche a un mercato estero? Ma noi, è brutto dirlo, ma puntiamo soprattutto sul mercato estero, se non diciamo sull'Italia settentrionale, anche se bisogna dire che l'Italia si sta evolvendo anche da questo punto di vista. E allora, se prima al sud magari il heavy metal proprio non andava, adesso si può dire che ci sono molti sostenitori di questo genere, e questo naturalmente ci fa piacere. Bene, certo. Speriamo che insomma ci si apra un po' anche su questi fronti. Poi voi non siete in Italia, siete di Bolzano praticamente, siete stranieri quasi, cioè la città più a nord d'Italia. Vabbè, a parte questo io vi ringrazio, oltre per il videoclip, per la musica che ci avete fatto ascoltare, e per la fiera di belle chitarre che abbiamo visto. Una Hai Dean visto? E una sì. Jackson. Tra l'altro messe in risalto dai colori enfatizzati all'interno del videoclip, quindi curate anche questo aspetto. Molto bello, devo dire. Io, grazie. Quasi quasi, mi vedrai anche l'altro che avete portato. Cosa ci dico? Vediamo subito? Ma sì. Vai col video, Anguish Force. Cause of Death. Cosa of Death?
No, è perché cosa è un'abbreviazione, esatto, di because, cosa, no? Perché? Cosa, sì, perché? Sarebbe praticamente per colpa della morte. Letteralmente tradotto la causa, della, causa morte, della morte, perché parla appunto di una multinazionale che esagerando con degli esperimenti praticamente genera un virus che è appunto la causa della morte e che porta alla fine della nostra razza. Bene! Mamma mia, un po' inquietante come storia. Io parlerei di MySpace, ad esempio, parliamo di... 1200 amici, esatto. 7700 visite al vostro profilo, insomma, una bella media, però dovete puntare di più MySpace, insomma, certamente, può farvi arrivare più là. La domanda che volevo farvi è questa su MySpace: vi ha portato qualche data, qualche conoscenza utile, oppure addirittura qualche concerto, non so, qualche serata? MySpace è veramente un ottimo organo di, intanto, di informazione, un organo di pubblicità, e io credo anche una cosa che può far comodo a tante persone, sia ai musicisti, sia ai fan, agli ascoltatori. È un modo anche per interagire con loro direttamente. Sì, sì, beh, innanzitutto è un social network, ma che nasce con l'esigenza di musicisti di diffondere e divulgare i propri video, la propria musica. La vostra musica è riuscita a divulgarsi in questo senso? Ma sicuramente sì. E questo grazie anche alle persone che comunque lo frequentano, ma anche un po' anche ai gruppi che riescono a farsi un bel MySpace. Per esempio, io mi ricordo che quando ho preso in mano io le redini del nostro MySpace, era fatto in un modo abbastanza, diciamo, non molto professionale. Poi, anche facendomi aiutare, sono riuscito a presentare un prodotto a chi viene appunto a visitarlo, che è anche un po' più invitante. Di conseguenza ho notato i risultati, molte visite, poi abbiamo inserito delle cose che prima non c'erano, compresi i video, la nostra musica, poi la cambio anche spesso. State dietro, lo curate, sì, insomma, sì, lo aggiornate, beh, questo penso che sia fondamentale. Poi se è bello è anche un ottimo biglietto da visita. Ecco, tra l'altro cerchiamo anche di rispondere a tutti quelli che ci scrivono, perché vogliamo... È una cosa molto diffusa, cioè, venite qua, ci raccontate tutti che rispondete ai vostri fan, è una cosa bella, insomma. Però una cosa bellissima. Ha 200.000 amici, non è che può, diventa un lavoro a quel punto. Certamente, no? Però è anche a volte mandare, per esempio, il classico messaggio indietro thanks for the ad è un po' anonimo, no? Sì, sembra che è una cosa che praticamente fai con tutti. E io stesso qualche volta ho mandato un messaggio per fare complimenti a qualche artista heavy metal, appunto, molto famoso, e c'erano certi messaggi in cui si capiva proprio che mi aveva risposto di persona, e questo mi ha fatto, come fan, mi ha dato una grande soddisfazione, ero molto contento, e credo che magari nel mio piccolo, perché noi siamo un gruppo sicuramente molto più piccolo di quelli, però magari qualcuno può avere una soddisfazione quando vede che perdo magari 5 minuti del mio tempo per lui. Sono d'accordo. È arrivato anche per voi però il momento del sottotorchio. Allora, chi vuole risponda tranquillamente, non c'è problema, potete anche perdere tranquillamente, ve lo ricordiamo. Parliamo del leggendario Jimi Hendrix, di cui avete informazione il figlio illegittimo, ecco. Da sconosciuto divenne famoso grazie a una immortale performance in un festival musicale quale? Tre possibilità. Il festival di Woodstock, il festival di Monterey, si dice così? Monterey. Monterey. Il festival di Castrocaro. E qui è difficile, è molto difficile. Allora, premetto che Jimi Hendrix non è un chitarrista che fa parte della heavy metal. Io credo che sia la prima domanda. Sì, anch'io direi la prima. Sicuramente non la terza. Poi non era la terza, tanto. Giusto, però neanche la prima. Mannaggia. Vi avrei suggerito, c'è un acquario bellissimo in questa città californiana, però... Montreal. Vabbè, tanto non vincevate nulla, non avete perso nulla, quindi a questo punto chissene, no? Come si dice qui. Diciamo di sì. Sentite, un'ultima domanda. Se doveste farvi una critica, qualcosa che non va, della vostra musica oppure del vostro gruppo, che cosa critichereste? La cosa che credo che si potrebbe criticare è che, un po' con l'irruenza, quando abbiamo fatto i primi album, ci siamo magari siamo andati un po' allo sbaraglio, fidandoci magari un po' troppo di persone che magari non ci hanno aiutato ad avere un prodotto molto buono. Ok. Era anche vero che comunque le nostre finanze erano molto limitate, perciò io credo che... Uno quando inizia dove, esatto, va in cappa. Fa quindi... parte della strada che uno deve percorrere.
Benissimo, allora io intanto vi devo salutare perché purtroppo abbiamo un cronometro che è già a zero. Comunque grazie davvero per essere stati grazie qui. A voi. Grazie a voi. Magari ricordiamo... Grazie ancora gli Anguish Force, sono stati qua con noi. Bene, ricordiamo il contatto email. Che è trespace@h3g.it per scriverci numerosi per partecipare appunto al programma. Oppure andate a sbirciare il nostro MySpace che è ovviamente myspace.com/la3space. Basta, finito. Cliccate, inserite l'indirizzo nella barra di navigazione e andate a vederlo. Noi ringraziamo gli Anguish Force, quindi Robosi, CLGD, gli altri due della band, li salutiamo che ci guardano dal tifonino. E ci vediamo alla prossima puntata di Trespace. Ciao! Ciao, domani!